Ragazzi, ciao ragazze. Allora, altro shopping. Questa volta ho svaligiato Primark e Terranova. Per cui sono due sacchetti enormi, come avete visto dall'anteprima. E sì, diciamo che tutti e due i negozi li ho svaligiati un po'. Siccome ho fatto l'altro video che ha acquistato anche il mio ragazzo su Primark, ho registrato quel video lì che credo che l'avete già visto, cioè almeno i maschi l'hanno già visto perché ho acquistato, perché il mio ragazzo ha acquistato da Primark e giustamente ho fatto anche un video dedicato ai maschi su Primark. In totale abbiamo speso 150 euro solo da Primark, per farvi capire. Invece da Terranova 50 euro. Siccome ho detto ho speso un po' troppo, alla fine mi sono fermata qua. Sono andata a vedere anche su altri negozi, ma diciamo che non è che c'era, diciamo, quello che mi interessava, le cose belle. E siccome io sono andata a luglio, il 31 di luglio, sono andata. Questo video lo vedete in ritardo perché ci sono tutti i video che di sicuro avete già visto. E per cui vi faccio vedere le cose perché sarà lungo questo video. Ho comprato abbastanza troppe cose. Intanto, like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Seguitemi su Instagram, dove sapete prima di YouTube. Iniziamo da Terranova che anche lì ho quasi svaligiato tutto. Questo è il sacchetto del Terranova. E vi faccio vedere cosa ho comprato, per cui direi che questo video sarà molto interessante per le ragazze. I saldi era al 50% sul Terranova, su Primark diciamo che non c'è quasi niente. Per cui su Primark puoi anche andare tranquillamente senza andare a prendere i saldi, in poche parole. Per cui i prezzi ce li ho nel scontrino. Allora, c'era il 22% su tutto. Io ho speso 40. Questo è lo scontrino, 49,90. Iniziamo con questi leggings. Allora, se prendevi due leggings pagavi 15,99 euro invece di 9 euro praticamente. Questo è il cartellino. Non so se si vede perché la luce del mio cellulare non rende. Comunque, spero che si vedano i vestiti. Se per caso non si vedono, vi metterò un pezzettino di clip sui vestiti indossati. Non credo su tutto, ma su qualcosa. Comunque, questi leggings che sono blu, semplicissimi, fatti così, lunghi. Questi leggings semplicissimi, lunghi blu. Siccome mi si sono rotti un po' di leggings, ho fatto la scorta. Li ho presi anche neri, sempre lo stesso prezzo. Nero, scusate per la luce, ma sto telefono. Ok, nero, blu, nero. Poi due leggings, se non sbaglio, corti 12,99 euro, che praticamente sono così grigi. Ce n'erano altri colori. Vediamo se riesco ad aprire, così li vedo insieme a voi. Sempre un'impresa ad aprirli. Questi sono quelli corti, per fortuna li ho trovati perché allora vabbè, sono due, ve le faccio vedere uno, così non sto. Qua c'è il cartellino, ma vabbè, questi sono corti, questi vanno bene per l'estate. Sono fatti così, questi si vedono. Questi qui sono corti, dovrebbero andare fino al ginocchio.
E siccome mi servivano, perché io vado matta per i leggings, io in inverno metto i leggings lunghi con la gonna sopra, perché andare in giro solo con i leggings non mi piace perché, non lo so, o si vedono le mutande o si vede qualcosa, allora giustamente le metto sotto. Li faccio come calze praticamente. Invece in estate, se devo andare al mare o devo andare da qualche parte che fa non tanto caldo, mi metto questi qua, quelli corti fino al ginocchio, che sono comodissimi. E mi trovo bene col Terranova con i leggings perché durano tanto e sono migliori secondo me. Anche come prezzo non costa neanche tanto. Poi ho comprato, che qua adesso si attacca, si è fatto tuc, ok, questo vestito che, allora sì, io sono sempre sul nero, perché mi piace di più il nero. Se io compro un colore, ad esempio, che ne so, giallo, verde, blu, vabbè, il blu, così così, ma il giallo o l'arancione, diciamo, su di me, non mi piace, cioè, non lo so. Invece il nero sembra più elegante, più, mi fa sentire più, non lo so, più tranquilla, sinceramente. Questo, scontato del 60%, l'ho pagato 3,99 € invece di 9,99 €. Però, cellulare, ok. È fatto così, nero, con la cerniera davanti. Se non sbaglio. Vediamo se si apre. Dovrebbe aprire. Sì, ok. Per cui io che ho il seno, diciamo, grosso, direi che la scollatura si vede come. Comunque, fatto così, a righe, ed è abbastanza lungo. Credo che va fino alle ginocchia. Dovrebbe andare. Ho preso questo e se non sbaglio dovevo. No, forse il bianco. C'era bianco e nero. Il bianco è più sporchevole, io non sono tanto da bianco, ogni tanto, ma se è sporchevole sarà difficile, per cui lasciamo perdere. Questa maglietta qui, sempre allo stesso prezzo del vestito, per farvi capire. Non lo so, mi piaceva, allora l'ho presa. Fatta così. Si vede? Allora, non so cosa c'è scritto, positivo. Revolution, qualcosa del genere, boh, mi piaceva, era bianca e semplice poi sotto, cambia solo, diciamo, quello, la figura, per cui boh, mi piaceva, l'ho voluta comprare. Questa gonna, stranamente ho preso questo colore, che io non mi metto mai questo colore, io metto sempre solo nero. Questo 3,99 € invece di 12,99 € è fatta così, questa gonna con i bottoni così praticamente. Spero che si veda. Allora, non li ho provati, per cui spero che mi vanno tutti. Perché se no non posso, diciamo, portarli indietro perché ormai è passato un po' tanto, più di una settimana. Siccome oggi è il 12, ormai l'ho acquistato il 31, non posso portarli indietro, per cui o li do a chi conosco sperando che mi vanno, oppure poi questo qui, se non sbaglio, è un vestito. Sempre lo stesso prezzo, vi faccio vedere il prezzo senza bla bla bla. Questo, boh, mi ha colpito perché dovrebbe essere. Allora, l'ho preso bianco, per cui sarà difficile, perché credo che i reggiseni, le mutande si vedono quando metti il bianco, per cui non lo so. Comunque, fatto così perché praticamente ha le spalle scoperte, per cui dovrebbe essere così il vestito. Ve lo farò vedere indossato, o poi ve lo faccio vedere adesso con la clip, non lo so. Ed è fatto così, ha sempre davanti un po' di scollatura, aperto. E questo, anche questo qui, è lungo. Praticamente dovrebbe essere lungo fino alle ginocchia. Quindi
Ed è così. Se non sbaglio l'ho preso bianco e nero. Vediamo se l'ho preso anche nero. Sì, l'ho preso bianco e nero perché ho detto all'inizio ero sul nero, però ho detto boh, proverò anche a prenderlo bianco perché se per caso, tanto io questi qui li uso anche per il mare, per cui se per caso mi piacciono, sempre allo stesso prezzo, questo nero, se mai ve lo faccio vedere adesso che ho indossato. Per cui o li state vedendo già indossati oppure l'avete già visti, non lo so. Perché io quando monto i video certe volte non so come, se montarli prima, se montarli dopo, lo faccio all'ultimo momento. Ho preso altri leggings perché non mancano mai, sempre lo stesso prezzo. Questa volta l'ho presi su un grigio scuro. Questi qua sono lunghi e ovviamente li uso per l'estate, cioè per l'inverno. Per cui credo che per i leggings sono a posto di scorta, quello è sicuro. Proviamo, cioè proviamo. Questi sono stati gli acquisti di Terranova. Io Terranova mi trovo bene e non mi si rompono mai. Cioè non mi si rompono mai, dipende come li uso i vestiti, ma sono fantastici, per cui andate al Terranova. Poi sono scontati, che è una meraviglia, ma non li fa solo, non li fa scontati solo per i saldi, li fa lo stesso scontati il Terranova, certe cose, per cui è una bomba. Comunque, iniziamo da Primark, se no questo video dura troppo. Vi faccio vedere il sacchetto, che siccome mi ero dimenticata di portare lo stesso sacchetto ad Arese, ovviamente l'ho ricomprato di nuovo, che poi è uguale, non cambia niente. L'ho ricomprato per farvi capire. Mamma mia, come non so se si vede. Questo qua, per farvi capire com'è grande. Allora, iniziamo, perché sono tante cose. Ho acquistato di più maglioni invernali perché ho trovato più maglioni invernali che cose estive, per cui non lo so, questa volta ho acquistato poco da, cioè poco. Ho preso tante cose, ma forse invernali che estive. Comunque, questa felpa invernale col cappuccio con le tasche così, se si vede. Fatta così, 8 euro. Ripeto, non erano tutte cose in saldo, per cui Primark sinceramente le cose costano meno, ma non sono in saldo. Comunque questo è il maglione grigio che ho acquistato. Vi farò sempre le clip così li guardate, che faccio prima perché di sicuro non vedete sia i colori e non vedete come sono fatti. Altra felpa, perché io di sicuro felpe non ne ho, forse non lo so, mi ricordo. Sempre col cappuccio, però questa volta ha la scritta Love e qualcosa, non lo so cosa c'è scritto. Questa è la scritta ed è fatto così, alle tasche. Vabbè, ve le faccio vedere in clip, perché già 15 minuti. Anche questa 8 euro. Comunque, ve lo faccio vedere nella clip. Vado veloce perché sto video se no dura troppo. Ho comprato le candele, perché io le uso un casino, due pacchi da 100 candele, le ho pagate 2,50 euro. Vediamo se riesco a farvele vedere. Questi qui. Ok. Queste le uso per le candele per far sciogliere le Yankee Candle. Sono fantastici. Poi ho preso, come ho già detto, non mancano mai leggings.
Questi qui erano scontati, invece di 3,50 euro, scontate il 57%, l'ho pagati 1,50 euro. Il prezzo è top. Il colore sarà difficile perché si sporcheranno, per cui l'ho presi bianche. Comunque sono semplicissimi. I leggings non ve le faccio vedere indossati perché sono leggings. Se mai vi faccio vedere 1/2, se mai, ma non tutte. Poi, questa maglietta qua che io vado matta per Topolino, non so se si è capito, negli acquisti, questa maglietta di Topolino, che è praticamente Mickey Mouse, se si vede. Ok, questa l'ho pagata 8 euro della Disney. Io sono andata, diciamo, ero pazza e allora l'ho voluta prendere. Questa qua. Adesso si forma le buche. Poi ho comprato questi qua che mi ero dimenticata che ce l'avevo. Sono buoni però. Questi l'ho pagati 2 euro, 1 euro, non mi ricordo, però sono buone, sono 35 grammi, sono il cocco cioccolato praticamente, scaglie di cioccolato, scaglie di cocco così, cioè praticamente cocco che sa di cioccolato, di sicuro me li finirò tutti adesso, però sono buonissime. Infatti il mio ragazzo li stava mangiando tutti. E gli faccio, no, lasciamone a me. Alla fine me le lasciate a me. Un'altra maglietta. Questa, stranamente, l'ho presa del colore diverso dal nero, stranamente. Questa qui, dove praticamente si vedono cappuccino, cioccolato, caffè, praticamente tutte queste cose. Di colore tipo verde scuro, 3 euro, e le magliette costavano meno, per cui non potevo lasciarli, diciamo, giù. Poi ho preso questi qua che sinceramente pensavo che erano tipo, cioè sono dei leggings, ma il colore pensavo che era sul grigio. Non so perché adesso che l'ho comprato si vede un altro colore. Non so se si vede nel telefono, ma se notate il colore è tipo un grigio scuro, più forte. Ma giuro che quando li ho visti lì non erano di questo colore. Non so perché. Forse ero pazza io. Comunque, questi li ho pagati 6 euro. Normali. Questi sono più pesanti e sinceramente sono molto più pesanti, vanno bene per novembre-ottobre, secondo me, sono più pesanti. E sì, è un tessuto più pesante a confronto di quelli che ho comprato. Poi le gonne, perché ho solo nero dentro l'armadio, ripeto, le gonne costavano 4 euro. Ho preso questa leggera per l'estate che userò anche a dicembre. Fatta così. Semplice. Sì, è semplice. Per cui questa non ve la faccio vedere indossata. Poi ho acquistato questo qui che me l'ha consigliato Elisa, che però lei mi sembra che l'ha preso su Amazon, non me lo ricordo se ha acquistato anche lei su Primark o Amazon, io ho la memoria. Comunque questo qua serve per pulire i pennelli, l'ho pagato 1,50 euro e ho detto ma sì, lo provo e vediamo se mi trovo bene. Rosa l'ho preso, okay, perché mi sembra che c'era solo quello. Poi altro maglione col cappuccio, fatto così, cerniera, e
Non so adesso che si vede. Questo è tipo un azzurro. Azzurro scuro, più o meno. Questo 8 euro. Non so se si vede. Ok. E sì, ho preso un po' cose invernali, che estive. Poi i miei soliti dischetti, perché li ho quasi finiti e li ho schiacciati tutti a 75 centesimi. Questi qui. Solo che pensavo di trovarmi bene, invece sono troppo leggeri. E quando lo metto, tiro via lo smalto, diciamo che si rompono subito questi dischetti. Per cui non è che sono, diciamo, come qualità ottima. La qualità non è ottima, diciamo, su queste cose qua. È un po' così così. Però li ho acquistati perché costano poco. La prossima volta cerco di non acquistarli, solo che mi servivano. L'ultimo acquisto, stranamente, l'ho comprato, ma non so se mi va, per cui io spero che mi va. È una gonna a jeans. Spero che si vede fatta così. Io li cercavo così, ma non li trovo mai. Questa qui l'ho pagata 11 euro. È una 46. E vediamo. Allora, in teoria è una 50. Boh, vediamo. È fatta così. La vedete, se mi va, la vedete su. Perché io queste cose non le ho provate. Sai che quando vai nei negozi, specialmente i camerini, sono strapieni e tutte le volte devi stare lì, fare la fila e io non c'ho voglia. Allora alla fine faccio, chi se ne frega, li prendo, più o meno so la mia taglia. Se va bene, se non va, o le regalo oppure le do via, che ne so. Lo so, sono soldi spesi, ma è così. Per cui questi sono stati i miei acquisti. I prezzi ve l'ho detto. Ho speso 147. Non so se si vede. Questo è lo scontrino. Erano tutti scontati. No, non è vero. Non erano tutti scontati. Ho detto una cagata. No, vabbè, ma perché, cioè, voi dovete capire che Primark, i prezzi sono quelli, per cui certi sono scontati e certi no. Poi vi dico che erano scontati quelli più alti di prezzi, ad esempio la gonna di 11 euro, che gli altri, tipo i leggings 1,50 euro, me li sconti, che già costano poco, 3,50 euro, se poi me li sconti ancora, è strano. Siccome non è sì, un negozio italiano, però vabbè, diciamo che come prezzi è eccellente. Come qualità dipende, certe cose vanno bene, certe cose come qualità fanno un po', in poche parole, cagare, per modo di per spiegare. Detto questo, spero che questi miei acquisti mi siano piaciuti, mi sto impappinando come sempre. È durato fin troppo questo video, ma lo sapevo perché gli acquisti erano troppi, poi io quando parlo parlo, il video è oltre. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di non perdervi tutti i miei shopping che ho fatto in questi 2 mesi, per cui no, di sicuro è una rottura, almeno che vi piacciono, non lo so. E seguitemi su Instagram, che lì sapete molto prima, ci saranno altri acquisti, per cui questi acquisti li vedete in agosto, ma io acquisterò anche a settembre, anche senza saldi, questo è sicuro. Per cui ci saranno molti altri acquisti, di sicuro. Detto questo, dopo aver fatto la scema, noi ci vediamo al prossimo video. Scrivetemi un commentino qua sotto se avete acquistato anche voi e avete fatto shopping da Primark. Noi ci vediamo al prossimo video. 24 minuti, mamma mia. Basta, chiudo, giuro. Ciao e al prossimo video.